Salve miei giovani Padawan e bentornati sulle build di Elden Ring. Come sicuramente avrete letto dal titolo, oggi andremo a vedere un personaggio completamente dedicato a massimizzare l'utilizzo delle spade di Rellana, dato che questo equipaggiamento è stato iperpotenziato durante l'ultima patch, ovvero la 1.14. E se tutto questo non dovesse bastare, anche l'oggetto correlato a Rellana, ovvero il suo talismano, è stato potenziato, quindi tutte le dinamiche legate alle abilità che utilizzano la postura avranno un danno aumentato e quindi questo concetto andrà a iperpotenziare la build che vedremo oggi. Detto questo, non vi faccio perdere ulteriore tempo e direi che possiamo iniziare. Bene, eccoci qua. Prima di partire a bomba con la build ho due cose velocissime da dirvi. La prima è dedicata al fatto che non ho potuto portare un video della 1.14. Mi spiace, ma come ho detto nell'intro, ho troppi contenuti da fare e le mie tempistiche si sono ridotte in maniera effettivamente drastica. Quindi ho dovuto relegare Elden Ring e altri contenuti secondari direttamente al weekend. Ok, adesso porterò piano piano build, aggiornamenti e guide legate a tutto quello che è stato modificato, ma lo farò con calma in maniera da valutare tutto quello che è stato fatto a livello di cambiamenti sia in bene che in male. La seconda cosa, so che tutti vogliono una mia opinione, soprattutto chi mi segue da tanto, ovvero il nerf e le modifiche fatte a Radahn, il boss finale del DLC. Allora, lo dico chiaro e tondo, a me personalmente non cambia nulla, per me il DLC era facile prima e lo è anche adesso. Semplicemente questa è una gigantesca pacca sulla spalla data da Mamma From a tutti gli inadeguati, ovvero persone che non sono idonee a svolgere DLC per la sua difficoltà, anche se, come ho già fatto presente in un altro video, tecnicamente parlando basta adattarsi alle nuove dinamiche e modificare il proprio personaggio. La difficoltà scende in maniera drastica. Comunque voglio aprire e chiudere una gigantesca parentesi. Qua siamo sempre nel solito discorso che ci sono persone che si fanno delle paranoie mentali andando a intaccare la propria vita reale al di fuori di quello che è un semplice videogioco, e questo non dovrebbe succedere. Per il resto, a me personalmente parlando, come ho detto, non cambia nulla. Almeno questa cosa a livello di modifiche e di logiche potrà dare la possibilità a più giocatori di utilizzare build diverse contro il boss finale, dato che per il momento purtroppo se ne potevano utilizzare solo un paio con un'effettiva efficacia. Detto questo, direi che vi ho fatto perdere fin troppo tempo. Andiamo direttamente a parlare dei vari oggetti che compongono la build di oggi. Ok. Quella che state vedendo è, tecnicamente parlando, la build dedicata alle lame accoppiate di Rellana. Però fatemi dire una cosa un po' particolare. Non calcolate le statistiche, perché come sempre le andremo a vedere dopo a livello 150, e non calcolate neanche gli oggetti della build, perché adesso vi dovrò spiegare tutto quello che è l'insieme di abilità e logiche da utilizzare con queste spade, che sono simili alla spada della Notte Ardente, quindi hanno il doppio scaling intelligenza fede. Qui bisogna fare un discorso molto particolare. Voi la build la potete gestire in due modi: o estremizzate il danno di una delle due statistiche, o fede o intelligenza, e quindi fate un personaggio che utilizzi solo una delle due cenere di guerra e possa supportare il tutto con stregonerie o incantesimi, oppure, quello che vi consiglio io, è se volete massimizzare l'utilizzo di queste due spade, fate un personaggio ibrido con, non so, 40 in intelligenza, 40 in fede, così avete lo scaling massimo del danno base dell'arma, e potete andare ad adattarvi in base al boss contro cui andate, cambiando amuleti e potenziamenti in maniera da massimizzare di volta in volta i danni della cenere di guerra magica o di quella da fuoco. Questo rende il personaggio più semplice da utilizzare e più forte nella logica di adattarsi a tutto quello che incontrate. Quindi noi avremo le nostre spade principali, un bastone X e un sigillo X, solitamente a livello 150 con magari 40-40, adesso io sto dicendo statistiche ipotetiche, voi dovreste avere sigillo e bastone base, tanto per andare a fare i potenziamenti per massimizzare tutto il vostro danno. Armatura X, dovendo andare contro l'avversario, soprattutto per fare la cenere di guerra di fuoco, io non so se consigliarvi di utilizzare il full set di Rakshasa per massimizzare i danni, e no, la combo con il cappello fungino la lasciamo dov'è.
perché in questo caso penso sia un po' troppo esagerata. Già utilizzare il full set dell'armatura di Akshaza vi potrebbe dare un potenziale devastante, e quindi questa logica la lasciamo da parte, e in realtà io non vi consiglio neanche di farlo. Cioè, metteremo un po' di tempo su questo personaggio e andremo a utilizzare un'armatura magari media per avere un po' più di difese. Per quello che riguarda gli amuleti, abbiamo quello dello scorpione che va cambiato in base al boss contro cui siete, quindi o magico o di fuoco per andare a massimizzare uno dei due danni. L'amuleto di Alexander per massimizzare i danni delle cenere di guerra, e ovviamente l'amuleto di Rellana che va a potenziare tutte le abilità che hanno una postura, ovvero tutte quelle che per essere attivate devono avere una determinata posizione del vostro personaggio, perché la postura sarebbe la posa, ovvero questa. Questo specifico oggetto è stato potenziato esattamente come le lame. In poche parole, hanno abbassato i tempi con cui il proprio potenziamento applicato alla postura si attiva e ne hanno aumentato l'efficacia, quindi adesso sarete ancora più forti. Per l'ultimo amuleto vedete voi. Io adesso ci ho messo quello che aumenta le difese fisiche per andare incontro alla logica della difficoltà che potrebbero avere alcuni giocatori ad approcciarsi a determinate tipologie di boss, ma tecnicamente parlando, se volete andare a massimizzare i danni, potete utilizzare altro. Non so, potreste metterci quello di Millicent che va a potenziare i danni consecutivi con le vostre armi, sono comunque lame doppie, quindi fate un terreno di combo. Potete andare a utilizzare quello che vi potenzia i danni a vita massima per andare a fare tutta la combinazione dei fendenti di energia dalla distanza e cercare di massimizzare il vostro danno. Potete metterci quello del veleno per fare la combo con l'armatura di Rakshasa e la corona fungina per estremizzare il danno delle ceneri di guerra. Dopo ovviamente lo vedremo insieme. Qui le possibilità sono tantissime, queste armi vi danno una logica di adattamento devastante e quindi potrete, letteralmente parlando, modificare la build un po' come volete. E se questo non dovesse bastare, anche il balsamo andrà adattato. Abbiamo la lacrima che potenzia i danni a livello generico togliendovi vita, ma poi quella sotto andrà cambiata in base all'utilizzo della cenere di guerra magica o legata all'elemento da fuoco. Quindi spero di essermi spiegato in maniera abbastanza chiara. Qui dovrete utilizzare questa build in maniera doppia, basandovi su un potenziale danno magico o un potenziale danno da fuoco. Quindi avrete questa possibilità di adattarvi a tutto quello che vi viene davanti, e tecnicamente parlando avete due danni completamente diversi, quindi è difficile in gioco trovare un avversario che sia resistente a entrambe le tipologie di danno. Però occhio, ce ne sono, perché i draghi non morti, quelli che si trovano nel DLC, che utilizzano la fiamma spettrale, sono resistenti sia al fuoco che alla magia. Quindi fate attenzione a come utilizzate quello che avete, perché comunque potreste avere qualche difficoltà. Adesso andiamo a vedere il potenziale della build con il danno massimo. Quindi cosa facciamo? Andiamo a mettere la corona fungina, facciamo la combo al massimo, ma dai, sì, facciamola, così vi faccio vedere proprio quanto può essere dannosa questa build al 100%. Triplo pezzo dell'armatura di Rakshasa, togliamo il talismano del drago, andiamo a metterci quello, dov'è? Questo qui, quello del veleno. Andiamo a equipaggiare dietro la nostra arma i nostri profumi velenosi e andiamo a fare il primo test, quello dedicato alla cenere di guerra magica. Dopo faremo quello dedicato alla cenere di guerra da elemento fuoco. Ok, allora facciamo il voto aureo. Andiamo su terra magica, attiviamo la cenere di guerra del veleno, il balsamo, riprendiamo le spade, avviciniamoci al nostro bersaglio, terra magica, postura, potenziamento, morto. Ricordo che ho fatto una guida dedicata a tutti gli oggetti che componevano il set correlato di Rellana e non erano così potenti, quindi questo per farvi capire che ora è veramente tanto forte questa combinazione di equipaggiamenti. In più ricordo che io sono in NG+6, quindi i nemici sono
tanto resistenti. Questo dovrebbe farvi capire quanto effettivamente le dinamiche di queste armi sono state potenziate e soprattutto anche la combinazione grazie all'amuleto. Considerate che non solo hanno potenziato il danno, ma anche il danno sulla postura e la velocità e la distanza delle lame di energia magica. Invece, per quello che riguarda l'attivazione della cenere di guerra di fuoco, semplicemente hanno aumentato il danno e il danno alla postura. Quindi badate bene. Adesso andiamo a vedere la variante di fuoco e dovremo togliere terra magica, metterci fiamma, dammi la forza, cambiare questo amuleto con quello del fuoco e cambiare anche la goccia nel balsamo. Mi sono ricordato una cosa importante da dirvi: occhio quando attivate la cenere di guerra dell'elemento fuoco, perché l'attivazione simultanea di più attacchi potrebbe incastrarsi con dei colpi leggeri. Purtroppo non hanno fatto molto bene la dinamica con cui il personaggio si mette in postura e quindi potreste non riuscire a concatenare più attivazioni di questa abilità, perché comunque è molto forte questa logica. Vi porta a staggerare gli avversari molto in fretta e soprattutto può essere attivata in maniera molto efficiente anche in PvP. Attiviamo tutti i nostri vari potenziamenti, adesso volti a massimizzare il nostro danno da fuoco. Veleno, balsamo, andiamo sotto al nostro gigante. Potenziamento. L'ho quasi shottato. Direi che i danni sono drasticamente aumentati, come ho detto prima. Ora queste armi sì che saranno veramente d'impatto a livello di trama. Questa è la logica standard della build, quindi all'interno delle clip contro i boss. A me la vedrete giocare con questa build, quindi fatta con la massimizzazione del danno. Lo so che per alcuni giocatori questo tipo di concetto può essere difficoltoso, perché comunque l'armatura di Rakshasa, la corona fungina e tutta questa combo, soprattutto anche con l'attivazione del balsamo che vi mangia la vita nel tempo, potrebbe essere complicata. Però così è il massimo potenziale che voi potete avere per sconfiggere i boss. Ma come ho detto prima quando spiegavo la build, se non volete rischiare troppo grazie a questa tipologia di logica, togliete i 4 pezzi dell'armatura e ci mettete qualcosa di medio o di pesante in base a come volete utilizzare la build e cercate di avere una logica dedicata al reggere di più i danni. Questo ovviamente fatto entro dei limiti di taratura dell'NG+, perché come ho detto tante volte ormai in questi video, essendo così alto di livello io ho una percezione diversa dei nemici e questo l'ho notato nella mia blind run legata al DLC, dove uccidevo qualsiasi cosa semplicemente guardandola. Quindi se volete modificare la build per rendervi tutte le logiche di gioco più semplici, come ho detto, vi mettete un'armatura diversa, togliete l'amuleto del veleno e cercate di essere più tankosi. Adesso andiamo a vedere quali sono le statistiche precise per il livello 150 per la variante di build ibrida. Nel caso voi vogliate estremizzarla, come dicevo all'inizio, per fede o intelligenza, semplicemente togliete le statistiche da una delle due che avete messo e la mettete sull'altra, mantenendo quel minimo di base che vi serve per utilizzare quest'arma. Né più né meno. Bene! Eccoci qui da Rennala. Quelle che vedete sulla destra sono le statistiche tarate per il livello 150 per la versione di build ibrida. Come dicevo prima, abbiamo ben 20 punti in tempra che ci permettono di utilizzare tutta la combo del massimo danno con la corona fungina e la parte di armatura sotto di Rakshasa. Però questo dà anche la possibilità ai giocatori che non vogliono estremizzare il danno di poter indossare un'armatura medio pesante e quindi di essere più tank e avere una logica di combattimento più sicura a 360 gradi, in maniera da poter fare i boss con una variante di build un po' più sicura. Questo dà più possibilità a qualsiasi tipologia di giocatore, sia quelli nuovi che quelli veterani. Detto questo, come sempre la build può essere adattata. Qui dal vostro maestro Obi-Wan per Hobby per oggi è tutto. Vi lascio alle clip dei boss che verranno fatte in NG+7, perché purtroppo in questa run li ho finiti, e come dico sempre, che la forza sia con voi. Ci vediamo a un prossimo video.